Ciao, allora, avevo fatto uno di questi video, ne avevo fatti un paio, qualche mese fa, insomma, era un po' che non ne facevo degli altri. Allora, cominciamo subito parlando della... No, non di voi, della videocamera. La videocamera, io ormai da diversi video ho cambiato videocamera. Per quale motivo? Perché usando adesso il Mac mi era assolutamente impossibile. Questa è avendo perso completamente l'altro computer, questa non è compatibile. Quella che ho usato per parecchio tempo non è compatibile con il Mac. Quindi era impossibile scaricare i video che facevo per YouTube, i video di Joseph, era assolutamente impossibile. Non sapete quanto... Allora, questa videocamera è enorme, guardate quanto è grande, soprattutto se la paragono a quella che ho adesso, però dobbiamo dire che 120 giga. Ed è, voi lo sapete, è Full HD, è una videocamera fantastica con tantissime opzioni, cioè è splendida. E io però non capisco perché la JVC ha fatto una videocamera non compatibile con il MacBook, con Mac in generale, credo. Non capisco come sia possibile. Comunque, adesso ho preso, sinceramente non volevo spendere tantissimo, e ho preso questa videocamera che è sempre HD, e questa è una Canon. Ho detto, come ve la faccio vedere? Visto che ho lo specchio, vi faccio, vediamo se riesco. E questa è la videocamera. Come vedete, qui dice, cosa dice? Qui dice YouTube Ready, diverse altre cose. Comunque, questa è una Canon Vixia. Ve la metto accanto. Vediamo se riesco a metterla accanto. Mamma! Se riesco a metterla accanto. Mi ha spaccato la scrivania praticamente. All'altra. Non so se si riesce a capire. Ho preso questa che è di una comodità, di una semplicità a tre bottoni, di una semplicità unica, unica. Infatti, la prima cosa che ho fatto quando abbiamo comprato la videocamera, sono andata al negozio Apple e ho chiesto qual è la videocamera più compatibile con il Mac, e loro mi hanno detto la Canon. Io non so, io avrei pensato la Sony, e invece loro mi hanno detto Canon. Ho fatto anche le mie ricerche ed è per questo che ho comprato una Canon. Quindi sono soddisfatta al massimo. Poi è piccola, è compatta, è leggera. Come storage è davvero poco. Infatti ho comprato una memory card esterna, credo che sia 8 giga, quindi è davvero poco, ma sinceramente non è che io faccio ore e ore e ore di filmato. E poi, come ho detto, ho la memory card per quando vado oltre gli 8 giga. Io sto diventando esperta di videocamere. Casomai non mi vada bene come truccatrice, posso lavorare da expert. Occhiali! In uno dei miei video passati li avevo messi, sempre uno dei video divertenti, e adesso il video della madrina, e durante il video dell'uomo ideale avevo messo questi occhiali qui, che sono occhiali, io direi, li definirei da sbonza, nel senso che non sono graduati, e vi spiego perché. Non li ho comprati così. Infatti faccio vedere che ho, vedete la ricetta del dottore? Cos'è successo? È successo che li ho comprati in Italia un bel po' di tempo fa, per farli, perché le montature che hanno qui, sinceramente il 90% delle volte quando sono andata a vedere le montature,
non mi piacciono. Quindi ho comprato questi occhiali in Italia per poi fare mettere lenti graduate qui in America. Però io, siccome ogni volta ho 2000 cose che mi passano per la mente, e siccome non mi manca tantissimo, mi manca poco, e ancora per poco se continuo a non mettere gli occhiali, ho deciso, insomma, ho lasciato perdere. Comunque, prima o poi farò mettere le lenti graduate. E questi comunque sono blu marine. Sono blu marine. Come sempre, un bacio. Ciao!